Marco, ti aspettavi di superare la prima fase? No, non me l'aspettavo, sono contento. Come sarà il tuo DJ set questa volta? Ah, ho fatto un mix anni 70, 80, 90, un po' casinista, speriamo bene, fischio. Ora che conosci i giudici, chi temi di più? Look. Perché? Perché l'altra volta mi ha messo un po' in difficoltà. Come vuoi stupirci? Ma penso con i vari generi musicali. Sei carico? Sì. Sei quindi tu il best DJ? Speriamo. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Ciao a tutti, sono Marco, in arte Entheos DJ. Entheos come Dio in me, ma soprattutto entusiasmo, perché è l'entusiasmo che ci vuole nella musica, ma soprattutto nella vita. Convivo con una gattina che si chiama Stop, è un incrocio, non so se avete capito la battuta, e come avete anche notato io non sono umbro, ma sono siciliano in provincia di Agrigento, Canicattì. Saluto tutti i miei amici che mi stanno guardando e mi auguro votando. Ho studiato alla DJ Academy con voto 92 su 100 e ho realizzato 5 produzioni musicali, di cui 2 sono andate su Hitmania Dance l'anno scorso e adesso, quindi mi potete trovare su tutti i digital downloads scrivendo Entheos DJ, Entheos con l'H, e anche su YouTube con un video musicale con dei personaggi della Pupa il Secchione. I miei generi musicali variano dagli anni 60 ad adesso, quindi vi potete trovare da Fedez a Gloria Gaynor, passando per Aretha Franklin, a I Gazebo, oppure gli Alphaville, gli Eiffel, insomma questi sono i miei generi. Poi soprattutto non preparo mai una scaletta, quindi io vado direttamente osservando la gente, che cosa beve, che cosa, come è vestita, perché chiaramente io non ho una sfera magica e quindi ecco, un po' di cultura mi aiuta per far sì che io possa indovinare i loro generi musicali. E mi sono esibito in 6 regioni d'Italia, tra cui in piazza San Benedetto del Tronto, al lago di Como, e la scorsa estate ero anche in Croazia in una crociera. Che altro dirvi? Seguitemi sui social, su Facebook e su Instagram, e se vi piacciono i miei DJ set votatemi, ok? Vi auguro una buona serata e ciao ciao. E che dire, vogliamo parlare di Marco. Marco è un ragazzo, è un uomo, ma è per me anche un ragazzo che devo dire è straordinario, perché sa adattarsi in qualsiasi circostanza, sa presentarsi bene in pubblico, è un ragazzo che sta bene in compagnia, andiamo a cena insieme, abbiamo sempre la battuta pronta. Marco è Marco, di Marco come lui ce ne sono pochi, ma io lo stimo, lo apprezzo per quello che è sto ragazzo, perché quando esercita la sua professione lo fa con serietà, lo fa con il cuore e sa dialogare anche con il pubblico. Marco è Marco, quindi al massimo della mia stima, al massimo del mio rispetto, ma sei un grande carissimo amico, amico. Marco sempre in gamba, così. That's what I'm talking about. Wait. Okay now.
story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I'm a deed, I'm a diet, 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 I'm a deed, I'm a diet. I'm blue, I'm a deed, I'm a diet, 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 I'm a deed, I'm a diet.
Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Complimenti a Marco Farrugia! Marco, eccoci qua pronti ad ascoltare il parere dei nostri giudici e dell'ospite. Secondo te, cosa diranno? Per esempio Nicolò, così, dai. Iniziamo da Nicolò. Secondo te, vediamo. Non lo so, guarda, io ho anche dei generi musicali commerciali che non a tutti piacciono, tipo Pink, tipo, non lo so, qualche altro che... Vediamo, ascoltiamo, dai, sono curioso. Solitamente inizia con guardo con quelli che hanno detto prima e un po' di diciamo. Quindi questa volta sei in difficoltà. Nicolò, cosa ne pensi? Allora, no, come selezione musicale mi è piaciuto anche se diciamo i pezzi non erano messi diciamo proprio a posto loro. Nel senso non è stata una cosa molto omogenea, è spaziato molto, però vabbè, comunque ci sta. E la tecnica di mixaggio non mi è piaciuta questa volta rispetto alla scorsa puntata e non ho capito sinceramente cosa è successo, nel senso ho visto che ascoltavi poco in cuffia più che altro e guardavi molto guardavo, lo schermo. Sì. Quella è una cosa sbagliatissima, guarda sempre la pista perché è la pista che ti porta avanti, non il computer. È meglio ascoltare piuttosto che vedere. Vero. Luca. Io l'ho detto prima, infatti mi ha rubato le parole. Quindi concordo. No, concordo, sto giro concordo io. E pochissimo le cuffie, solo per scegliere la canzone e tanto il PC. Però non ti ha aiutato tantissimo, cioè sei stato molto naif sui cambi. Sei entrato, al di là della linea, sei entrato tante volte in momenti che non erano proprio adatti, perché non erano né a chiusura né all'inizio di un giro, sei andato un po' lì in mezzo, su qualcuno è venuto meglio, su qualcuno un po' peggio, magari devi stare più attento a questo, cioè a come miscelarle, perché tanto un discorso che abbiamo fatto più volte è la ciclicità della musica, 4, 8, 16, 32. Sì. Se tu ogni cambio di battuta entri, qualcosa succede, se tu entri lì in mezzo diventa tutto un caos. E dove sono entrato in mezzo? Non mi ricordo. Guarda, i titoli non mi ricordo, però sul blu, assolutamente su due sei entrato proprio a due battute e mezzo, cioè proprio nel mezzo e mezzo. Abbo. Allora, io rispetto alla tua presentazione dell'altra volta ti ho trovato molto galante, nel senso che l'altra volta hai fatto un DJ set totalmente diverso, ok, con un'apertura musicale a 360 gradi pazzesca.
questa volta che era base, quindi commerciale, ti sei perso, sembra veramente che fossi un attimo su un altro pianeta, un secondo, con la mente distaccata, perché si vede che non ascoltavi qualcosa. Ti devo fare una domanda, posso? Certo. Da qui vedo che ti muovi, no? Ma batti il tempo contro tempo, cioè fuori tempo. Lo batti con quale, con la cuffia o con quello che senti o qualcosa dentro? No, in cuffia. Perché ti vedo che vai fuori tempo. Perché sono in cuffia. Ma il tuo battere in cuffia non è... È perché sto cercando il momento per entrare. Ok, perché da qui vedevo, no? E mi chiedevo, ma è veramente tanto fuori tempo? Ma può essere la prima che sistemasse, cioè appena iniziato a sentire e prima però che mettessi in... Però comunque ti ho trovato diverso rispetto all'altra volta. E mi è dispiaciuto perché ho delle aspettative alte. Va bene. Succede? Certo, non va benissimo. Marco, vuoi rispondere? Vuoi dire qualcosa? No, va bene, lo prendo come un consiglio. E, ovviamente sono consigli per crescere. Lo imparerò e lo metterò in pratica, insomma, nelle prossime volte. E lo mettiamo subito in pratica perché ora è il momento console. Ok. Ma prima voglio farti una domanda io, se me lo permetti, se posso, eh. Mi hai parlato di dance anni 90. Sì. Io sono appassionata degli anni 90 ed in particolare una canzone, la adoro, che tra l'altro è la colonna sonora anche del Festival Talent, di un'altra trasmissione, sempre della nostra emittente. Ti chiedo se ci puoi far ascoltare pochissimi secondi questa canzone, perché ti ho sentito prima che la suonavi. Ok. Possiamo? Sarebbe... Surrender, okay. The Sand Lovers. Oh, ok, va bene. Grazie. I used to be a lonely soul. I used to ask the sender, ask him if my love has come. For every day, the wiser. Giudici, chi di voi si vuole alzare per il momento console? Guarda, anche tutti e due, tanto insieme. Il gatto la volpe. vediamo, uno a destra, uno a sinistra. Allora, fanta chinotto, dai, vai. Che ti vedevamo tanto guardare il PC, sì. La cosa più semplice è una sola. Ah, bene. Se te lo posso? Sì, certo. Frullalo via. No, tanto lo aspetto. Che almeno. La canzone è. Allora, come ti dicevo prima, visto che avevamo dei dubbi sul fatto che vedevi tanto il PC e ascoltavi poco in cuffia, proviamo con la cosa più semplice del mondo, cioè girarti il PC. Okay. Ti ho messo due tracce e vediamo come misceli, poi ne metterò una terza quando esci da quella. Vabbè. Per me può andare. I used to be surrender. I used to be a lonely soul. I used to ask the sender. My love has come. For every day, the wiser.
Magia 118. Benissimo. Invece la siamo ballata, eh? Sì. Abbo, ci siamo divertiti tanto. Fatto un corso, guarda, 118 barella, sta a posto. C'ho anche la cena all'ospedale pagata. Perfetto. Bene, complimenti Marco, grazie. E siamo arrivati anche al termine di questa lunghissima puntata, devo dire che è stata speciale un po' come sempre. Sono emozionata perché ci stiamo avvicinando alla finale, i concorrenti sono sempre più bravi. Ringrazio tantissimo i nostri giudici, Nicolò Bussotti, grazie Nicolò. Luca Montagnoli, Luke, Abbo The Voice ospite per la terza volta. Esatto. Ti sei divertito? Madonna, santissima voglia. Però la prossima volta, ecco, più calma, c'è una certa, dai, per piacere. Fammici arrivare a fine serata, dai. Ringrazio tantissimo Giancarlo Maxino, ballerino del Centro Danza Sale di Eleonora Bordi, e ringrazio voi, come sempre, della vostra partecipazione, ma è proprio arrivato il vostro momento. Da questa sera dovete votare il vostro concorrente preferito sul link che trovate in sovraimpressione. Grazie tantissime ancora e ci vediamo nella prossima puntata di Best DJ. Un bacio da Silvia! Sono rimasta sola, ma non proprio perché sono con voi. Sono qui a dirvi il vincitore della scorsa settimana. Sto parlando di Manuel Secondi.